Alba Parietti sbarca a Sanremo. Alberto Matano mi ha fatto una richiesta. La showgirl pronta a sbarcare nella kermesse. La curiosa richiesta di Alberto Matano. Per Alba Parietti si avvicina un periodo carico di grandi appuntamenti. La celebre showgirl, che nei prossimi mesi finalmente farà il debutto con il suo tanto atteso Non sono una signora su Rai 2. Si è raccontata nel corso di una interessante intervista concessa al quotidiano Leggo, dove ha parlato ovviamente del format in arrivo nei prossimi mesi. Recentemente slittato al mese di maggio, fino a svelare cosa accadrà nei prossimi giorni. Infatti, a partire dal prossimo 7 febbraio fino ad arrivare all'11, la mamma di Francesco Oppini seguirà molto da vicino il prossimo Festival di Sanremo. Alberto Matano in maniera molto carina mi ha chiesto di far parte della squadra del festival che per me è un po' una tradizione, sono come l'uvetta nel panettone. Avrò o non avrò una poltrona in prima fila a Sanremo? Questo è il tormentone. Alba Parietti racconta il nuovo show. Ecco come sarà. Slittato più volte, il programma di Alba Parietti in arrivo a maggio su Rai 2, non sta facendo altro che aumentare l'attesa nei confronti del programma. E, notizia di pochi giorni fa, la collocazione definitiva alla prossima primavera, dopo che inizialmente si vociferava di un piazzamento addirittura in autunno, poi saltato definitivamente. Il suo Non sono una signora si preannuncia ricco di grandi ospiti, sorprese ed emozioni. È bene che si sia evitato il periodo natalizio, che non era il più adatto per mandare in onda un programma di quel genere. Poi si era pensato al periodo di carnevale, ma visto che va in onda il cantante mascherato. Un programma con il quale c'è un'unica similitudine, seppure siano completamente diversi, le parole di Alba che ha spiegato i vari spostamenti tra le colonne di Leggo. La conduttrice ammette: in passato ho commesso più volte un errore. Una carriera, quella vissuta da Alba Parietti, che è stata ricca di grandi successi, ma come accade a tutti, anche di qualche momento di basso. La showgirl ed ex concorrente di tale e quale show non si è nascosta dietro a un dito e nel corso di una intervista rilasciata a Leggo ha svelato alcuni errori commessi in un passato ricco di avventure. Ogni volta che ho fatto l'errore di accettare un programma che non mi assomigliava non ha funzionato. Il programma funziona se tu sei l'unica che lo può veramente fare? Nessun rimorso, ma un'esperienza che ha insegnato alla conduttrice gli errori da non commettere più nella vita. E Non sono una signora sarà tutta un'altra storia.